contributo, quindi poco se ne discute è un altro contributo. Buonasera, io volevo fare una domanda molto semplice, molto terra a terra. Che strumenti abbiamo noi singoli cittadini in sostanza per fare qualche cosa per cambiare questa situazione? Se non quello di riferire a domani a 10 persone che incontriamo quello che abbiamo sentito stasera. La pistola. Ma signora, se lei fosse stata una donna di casa negli anni 1908-1910, seduto davanti alla sua stufa con un'altra signora e avesse, gli fosse guardato in faccia, gli fosse detto: ma noi donne cosa possiamo fare? Che la regola è che la donna deve essere vista ma non udita, e se no sono porte, se non stupri in casa, eccetera. Cosa possiamo fare noi donne per cambiare questa cosa? E l'altra la guardava e diceva: ma boh, organizziamoci, diamoci da fare, troviamo il coraggio di pagare dei prezzi per pretendere che ci sia un cambiamento. Le donne cosa hanno fatto? Hanno fatto. Sai quante donne sono morte di botte in casa, quante donne sono morte di stupro, quante donne hanno sofferto delle cose incredibili perché si arrivasse un giorno ad avere una società dove perlomeno, insomma, queste cose sono solo delle gravissime, per fortuna, eccezioni. E così questo vale per i diritti dei gay, vale per il lavoro, i diritti del lavoro che avevamo, per carità, purtroppo i sindacati sono completamente analfabeti e non capiscono niente quello che succede se sono fatti distruggere, ma insomma questo vale per tutto. Signora, io cosa le devo rispondere? Paghiamo dei prezzi. Il problema è, signora mia, non che lei non può andare a parlare con altre 10 persone, lei può parlare con altre 10 persone, parlare con 100 persone, il problema è che nessuno può pagare dei prezzi, nessuno si vuole esporre più. Non pagare più niente, vogliamo tutti fare la rivoluzione, tornare ad avere una reale democrazia, però quando non si tratta di dire: ma il rischio, ah no, ma io non posso perché ho il figlio a scuola, ah ma no, ma allora io non voglio, dire una cosa per fare l'eroe, ma lo devo dire perché non voglio fare un figuraccio di quello che predica, no, dall'alto del palco, fare il fenomeno. Io mi espongo con le cose che dico, ma lei lo sa che io rischio, ma rischio ben tanto. No? Perché, a parte che per un'altra vicenda non è legata all'economia, ma sto rischiando in tribunale veramente tantissimo, ma rischio accuse di vilipendio del capo dello Stato, rischio l'arresto, ho rischiato la carriera, l'ho persa, o non ho più reddito, io non ho più uno stipendio, sa come vivo? Con la pensione di mia madre. Io vivo così, io non so se ci credete, questo, secondo me, vada. Un insegnante, ha una pensione discreta, io assisto mia madre e vivo così con la pensione di mia madre, non ho più reddito, non c'è più nessuno che mi dia un soldo. Quindi voglio dire, bisogna pagare dei prezzi. Signora mia, non voglio fare l'esempio eroico, però non voglio neanche poi che lei va a casa e sì, questo qui parla bene, come lui, capisce, la giacchettina di Nicola, pagata con la pensione della mamma. No, è così. E non la compro tutti i giorni, infatti la compro una volta all'anno, però voglio dire, ecco, bisogna imparare a pagare dei prezzi e quindi organizzarsi come cittadini e dire: noi poggiamo i piedi e vogliamo che le cose cambino, qualsiasi sia il prezzo da pagare. Però sa, siamo tutti molto viziati, siamo tutti molto disabituati ad avere coraggio. Una delle cose più belle che mi è stato detto da una persona che mi è molto cara è che la materia, l'unica materia che sarebbe veramente importante da insegnare a scuola, oltre all'economia, è il coraggio. A nessun bambino viene mai più insegnato ad essere coraggioso, a imparare a opporsi all'autorità e a pagare dei prezzi. Siamo tutti molto viziati, io non so se avremo la forza di pagare dei prezzi, però mi vergogno molto nei confronti di quelli che li hanno pagati. Guardi, io sotto casa ho una lapide di partigiani, non sto facendo della politica, non voglio dire che i partigiani erano degli eroi, ma però questi qui sono morti impiccati col fil di ferro, questi avevano 17 anni. Cioè, lei se l'immagina un ragazzo italiano di 17 anni oggi con le scarpe, con i buchi, che va sui monti a fronte i nazisti? Cioè, così muore.
cercasse per terra. Abbiamo disimparato questo, io mi vergogno molto perché sono qua, lei è qua, capito? E perché c'è sta gente che è stata impiccata con fil di ferro per 17 anni, aveva coraggio. Signora, lei è qua perché sono delle donne che sono morte di botte nei casolari di campagna della provincia. Hanno pagato i prezzi, in breve a pagare.